Waheku, Jubber, ritrovati la vostra Andrea di Cromantone in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Come disse nello scorso episodio, oggi avremo affrontato il Team Zero, che a quanto pare è capitanato da Bylock. Ad ogni modo, ho aumentato almeno di un livello tutti quanti i risvegli di tutti i giocatori, quindi c'è chi è al massimo e chi wow, livello 5. Però ho detto che l'avrei fatta, quindi toccherà farla. C'è chi è a livello 3, chi è a livello 2, chi è a livello 1, però almeno tutti quanti ce l'hanno il risveglio. Ovviamente Quentin ce l'ha al massimo, perché se no, senza se no, non avrebbe lo spirito guerriero. Quindi facciamo una cosa. Questi tre li levo. Questi tre appena posso li levo, perché non ho abbastanza punti per reclutare nessun altro. E Gabi è a livello 2 e ha fatto il risveglio per lo spirito guerriero, il che significa, insomma, che abbiamo un bel difensore ora su cui contare. Godo Eden Stadium, Team Zero, Giardino Eden, God Eden, praticamente il giardino dell'Eden. Beh, se si chiamava Cammino Imperiale. Che poi Cammino Imperiale, come ho detto nello scorso episodio, si chiama Holy Road, strada sacra. Com'è che si vuole chiamare l'isola dove allenano gli imperiali? Beh, vabbè, però se iniziamo così. Purtroppo devo un attimino vedere come giocano e far caricare i giocatori. Quella è proprio gratuita, proprio l'ho regalata. E vabbè. Chi è che si è caricato già, che ha fatto uscire? Vabbè, sì. Ah, potevo tirare con lui? Non passi, Tescat. Ecco, dato che siamo nel paradiso dell'Eden, vai all'inferno, giustamente. Chi è che non lo dice ai suoi nemici? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Le scintille! Devo tirare da qui perché sempre per il problema che... Non volevo farlo, però dato che tanto che l'ho fatto... Che bello! Le cose si fanno interessanti. Vorrei provare a segnare con Njord. Con Nord, Vento del Nord. Oppure Fist of the North Star. Ok, Cenere Nera. Non so il nome italiano tradotto nel gioco, ma proprio mai nella vita. Però so cosa farò. Si prepara quasi è giusta. King Fire! Subito passiamo là. Eccolo! No! Oh cavolo! Muraglia difensiva? Cioè, praticamente lui si chiamerebbe Muraglia. Si chiamerebbe Muraglia per davvero, non è... E vabbè, un altro personaggio almeno. Altro che Panino dopo. Vai, sempre più forte. No, per contrastare devo attivare anche il furore. Non c'è altro modo. Oppure potrebbero anche arrivare davanti alla porta e non concludere l'azione. Ah no, c'è Njord, c'è. A cui non dovevo assolutamente passare. Però adesso sì. Mannaggia! Kureishi? Kureishi Diamondo! Cos'è successo?
Ah no, solo al 2. Però dato che siamo in un giardino divino, Divine Arrow ci sta. Zana del serpente, vabbè, non para questo. Mi piace sto portiere, però no. Mi piace, però. Però no. Wow, perché? Bella. Mi piace Britannia Cross. Mi piace davvero, davvero genuina tecnica, bella. Una tecnica davvero bella, ben studiata, mi piace. Bene. Dai che sta andando molto bene. E ora che l'ho detto... Non c'è nessuno. Vai, spirito guerriero e gol, sicuro. Quando fai lo spirito. Ma il portiere sbaglio o non ha tecniche di parata con lo spirito? Mi sbaglio? Spero di sbagliarmi, perché sennò non c'è, non c'è sfida. Zero no kickoff de shiai saikai desu. Ma oitsukeru ka? Tomero. Aia, 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 se fa contra spatta è forte. Anche se fa lo spirito è forte. Shining Dragon. White Breath. Aia. Il livello di parata gli ho dato un segreti per portarlo a livello A. E ne valeva la pena. Non so capito. Ottimo. Odin Sodo. Odin Sodo. Però l'R si dovrebbe sentire. The Sword. La spada. Eccolo. 3-0. Ottimo, ottimo. Vedi? Vedi quanta differenza fa giocare contro una squadra che ha lo spirito guerriero contro una che non ce l'ha? Vedi quanta differenza fa? Lo spirito guerriero per, importa, fa tanta differenza. Qualcuno che ha una tecnica... Niente, devo per forza parare così. Non posso fare altrimenti. Faia! Volevo risparmiarmelo, però... Era un gol sicuro quello, eh. Ah no, non era Gagliano, era... era Gazel. Pronti col secondo tempo? Njord vuole scatenarsi. Eccolo! Vai con Saiya! Potenziamo il tiro. Vai! Stecca ghiacciolo! Hai secondo il ghiacciolo. Kemata! Oh! Ah, si è stancato. Passa la palla, bravo. Vabbè. Si è all'improvviso. Torre potente. Che tiro c'ha questo? Ah, ok. Maboroshoto.
Rischio, me la rischio. Porca miseria, Quentin. Quentin, cosa non sei? Vai. Bello potente Galliano. Ero attivo anch'io, dai. Ma cosa? Ma non è vero mai. Cioè sta una moschetta. Ecco. Non so, questi moscerini. L'altro giorno con l'aspirapolvere mi sono messo a ucciderli per prenderli. Ma niente, oh. Ancora ci stanno. Non crepano mai. Avevo lasciato. Perché sapevo che quello faceva qualche tecnica difensiva, visto che non l'ho beccato. Vai, proviamoci ora. Ikze! Buono, perfetto. È buonissimo il tiro. Una cannonata. Yeah. Oh, guarda, 5-0 e siamo ancora neanche a metà del secondo tempo. La differenza tra una squadra con lo spirito e una senza è enorme. Uè, che è successo? Ah, questo è bello. Ok. Ho capito il nome del tiro. Anche voi avrete capito sicuramente. Sempre lì vanno a fare i giapponesi. Oppla, eccolo. Facciamo un caos Bureiku. Eccolo, dai, caos Bureiku. Rottura del caos. Vai. Sapento. Non è Snake. Ah però. Beh, era distante. Beh, non posso chiedere tanto se sei distante, zio, eh. I limiti dei miei giocatori li conosco. Non è che posso chiedere l'impossibile. Dove va? Melody Weibu. Onda polifonica. Kipa. Porca zozza, però dai. Lo vedi che ogni volta è sempre così, va a finire. Io passo e quelli non fanno in tempo. Dai però. Che seccatura. Sorgi Valkyria. Brunilde. Inchinati al cospetto della grande Valchiria Brunhilde. Eccolo, Paolo Bianchi, l'italiano. Però non medio. Anche se pratica uno sport da italiano medio. Grande Paolo. Fideo Aldena. Al dente. Che poi Fideo. Un nome in disuso, porca miseria. Non so come l'hanno pescato Fideo. Ma è possibile che ogni volta non ce la faccio mai? Oh.
Oh, e allora, ogni volta mi bloccano. Ma se entro di sfondamento, come fai a bloccarmi? Ogni volta, basta. Ma è arrivato qua, ma è arrivato. Vai. Oh, il gol. Manca davvero poco. Forza ragazzi, diamoci da fare questi ultimi minuti di partita. Chi ti ha detto di tirare se lo tengo premuto? Bello però sto tiro. Davvero bello. Mi piace l'effetto della cenere, però verso la fine si dirama proprio tutto in modo uniforme, è quello che non mi piace. Se mantenesse l'effetto particellare sarebbe ancora più bello. Ok, tempo di recupero. Vai, Atomic Crab. Perché non c'era Gazetta, va dietro. Se magari andavo un attimino dietro di qualche passo lo beccavo, però oramai è finita. Giochiamocela come viene. Anche Parra non fa nulla. E invece attivo il burning, non è vero niente. Vabbè dai. Pensavo peggio contro un team di livello 5. Però che strada si apre dato che ho battuto loro? Niente, così? Per puro appagamento personale? Ma qui che c'era che non l'ho visto? Oh. Ah, ok, per il tiro. E posso sceglierlo come assistente. Ah. Bene, la prossima partita allora facciamo contro i Tenmas o gli Arions. Bene Cucci, per questo video è tutto e io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente vi ricordo i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!